Continuano le 5 giornate contro la Camorra a Giuliano. Questa mattina si parte alla scuola media Cante, dove ci sarà un dibattito con personaggi del calibro di Gian Domenico Levole, di Raffaele Del Giudice, presidente della SIA, e del tossicologo Comella. Dibattito incentrato sui temi dell'ambiente e delle ecomafie. Ma l'occasione è stata utile anche per proiettare un bellissimo documentario della collega Anna Tessa del TG1 sul traffico di stupefacenti a Napoli e provincia. Con il dottor Gian Domenico Levole, di nuovo per le 5 giornate di Giuliano contro la Camorra, un segnale importante parlare ai ragazzi di quella che è la cultura della legalità. Questo senz'altro che è importante, speriamo che recepiscono quello che si va dicendo, perché chiaramente la nostra speranza è che su 100 parole almeno 10 rimangano impresse nella mente dei ragazzi, che giustamente sono ragazzi, soprattutto nelle scuole medie, che dimenticano facilmente. E poi purtroppo, perché dopo aver avuto delle lezioni da parte dei legalità, da parte degli insegnanti o da personaggi estranei, quando escono trovano l'illegalità, non la legalità, quindi molto molto difficile insegnare, però bisogna tentare di perdere la speranza. L'assessore Romano continua a sostenere che gli inceneritori non fanno male. Voi medici dell'ambiente, che cosa ne pensate? Allora, gli inceneritori non servono, fanno male, perché disperdono per l'ambiente, nell'ambiente sostanze tossiche. Infatti io ho qui appresso alcuni studi fatti dall'Istituto Superiore di Sanità e dal registro tumori della ASL Napoli 4, che è l'unico registro funzionante da anni, che sta studiando con attenzione in un raggio di 10 km la popolazione di 10 km intorno all'inceneritore di Acerra. Ciò detto, e quindi lasciamo stare, adesso mi svesto, mi tolgo il cane, cioè parlo come cittadino. Allora, gli inceneritori sono un business che serve solo a chi ne fa. Io non posso non ricordare che le discariche costruite a Chiaiano e a Giuliano sotto la mano ferma di Guido Percolaso, lo continuo a chiamare così, poi in effetti furono costruite dalla Camorra. Quindi quello è un esempio sbagliato. Individuare ancora questi territori con le discariche e con gli inceneritori è un errore strategico e l'Europa ce lo sta dicendo. Vedo un silenzio totale invece su uno sforzo come la città di Napoli che vuole fare l'impianto di compostaggio e la gara va deserta e nessuno grida allo scandalo. Io mi aspettavo che gli imprenditori si facessero avanti, quindi c'è un motivo: se gli imprenditori si fanno avanti solo per fare le cave e gli inceneritori, perché non vi fate avanti per fare il compostaggio? Ecco perché lì c'è filiera, c'è controllo e soprattutto non c'è quello che può essere il pericolo di infiltrazione. Seconda giornata di incontri nelle scuole per le 5 giornate contro la Camorra. Dopo il dibattito alla scuola media Cante, gli eventi sono poi proseguiti presso il Liceo De Carlo, dove si è parlato di strategie di contrasto sociale e politico alle mafie. I ragazzi delle seconde classi hanno potuto porre delle domande alla preside Carmela Mungione, a Paola Civolletta dell'Associazione Contro le Mafie, alla dottoressa Adriana Maestro, presidente dell'Associazione Giancarlo Siani, e all'avvocato Rossella Calabritto di Contro le Mafie. Io ho presentato la manifestazione, intanto sono felicissima perché questi laboratori di cittadinanza attiva fanno parte del nostro POF, è un fil rouge che attraversa tutta l'attività, diciamo, di formazione di queste nuove generazioni. E partire dai loro piccoli interessi, dalle piccole regole da rispettare, e avevo messo l'accento sul senso di responsabilità che spetta ognuno di noi, perché se parliamo solo di mafia, che c'è qualcosa che sta là lontano da noi come dei satelliti, allora il ragazzo dice niente posso fare. Allora, sinceramente siamo, come ha detto già la preside, alla fine siamo noi che scegliamo di non vedere, di non essere responsabili, perché anche la realtà della scuola alla fine ci dà la possibilità di entrare a far parte della società.